Sta sempre più materializzandosi la prossima eccellenza pugliese, l'ultima con l'esperimento dei due gironi che però senza la doppia promozione assicurata ha lasciato parecchi strascichi tra i club. Si torna all'antico, ma dall'annata 2024-25, anche se la situazione è sempre più da definire. Il Molfetta, che nel mentre si è affidato al duo Dammacco DS e Di Domenico allenatore, ha presentato domanda di ripescaggio in D. Discrete le possibilità che la stessa venga accolta, l'istruttoria intanto è stata ritenuta valida dalla Covisod. Ore di preoccupazione sull'asse Corato Maglie, la società neroverde ha già comunicato che non presenterà domanda di iscrizione al campionato, quella salentina ha consegnato il titolo nelle mani del sindaco. Non ci sarà più il Gallipoli Football, il cui titolo è stato trasferito a San Pietro Vernotico, una prima assoluta in eccellenza, mentre è rimasto in piedi il progetto Virtus Mola con l'accoppiata Morgese, direttore sportivo, e Tangora, allenatore. Curiosità attorno al San Severo, la grande novità è il DS Belen Sosa, prima donna a ricoprire questo incarico nella massima divisione regionale pugliese. Odore di ripescaggio, infine, per Brillacampi, Spinazzola e Mesagne, ma alla finestra ci sono pure Foggia Encedit e Lucera.